te, a tutte e a tutti. Siamo qui, come noto, per intitolare uno spazio pubblico di questa città, uno spazio di gioco di bambini, quindi uno spazio di vita, di vivacità a Ondina Peteani. La scelta risponde a due dei profili di fondo con cui la nostra amministrazione comunale, in particolare la vice sindaca Fabiana Martini con la commissione toponomastica, diciamo due principi di fondo cui ispira le scelte di intitolazione di luoghi pubblici della nostra città. Uno è quello di ricordare le testimonianze di impegno civile, di impegno democratico, tante persone hanno dato a favore della nostra comunità nei momenti difficili, nei momenti drammatici, nei momenti bui, in questo caso come quello del fascismo, del nazismo, della seconda guerra mondiale, e secondo quella di ricordare lo straordinario valore civile, morale e culturale dell'impegno delle donne. Ondina rappresenta da questo punto di vista una figura ideale per questi due criteri. È difficile per me, ma penso sarebbe difficile per molti di voi che l'hanno conosciuta come l'ho conosciuta io, in questo momento distinguere l'aspetto istituzionale dal ricordo personale. Per quel che mi riguarda, un ricordo nato grazie anche all'amicizia fin da giovani e fin da ragazzi con Gianni, è nato anche evidentemente perché per chi si è avvicinato all'impegno politico, all'impegno democratico negli anni 70, la libreria di Ondina e del suo compagno era un punto di riferimento, direi assolutamente inevitabile, e dentro quella libreria c'era tanta umanità, tanto calore, c'erano tante cose, come dire, tante cose belle. Quindi credo che tutti quanti noi, coloro che l'hanno conosciuta, ricordano l'umanità, ricordano la vivacità, ricordano questo tratto che del resto anche nella sua biografia in Bello vivere liberi emerge con forza. Io voglio ringraziare Gianni perché ha svolto un'azione preziosa, ovvero quella di far emergere e conoscere, raccontandola un po' dappertutto, una bella storia, una bella storia di impegno democratico, una bella storia di antifascismo, la bella storia di una testimonianza civile e politica pagata a duro prezzo. Ondina fu arrestata, fu deportata ad Auschwitz, poi trasferita a Ravensbrück, poi in un campo di lavoro vicino a Berlino, riuscì a fuggire, come noto, con un viaggio avventurosissimo a ritornare a Trieste. È una figura che sta a pieno titolo per quello che è stato il suo impegno di partigiana, di staffetta, per quello che è stato il prezzo durissimo che ha pagato, per quella che è stata la sua testimonianza civile, democratica e di passione politica, poi dal dopoguerra fino alla morte. È una figura di assoluto rilievo nazionale. E per i tanti che l'hanno conosciuta, magari rimane soprattutto, come dire, una presenza in un momento della nostra vita che è difficile dimenticare. Gianni.